Da Mangimi e Giardini non sono mangimi per tutti gli animali da compagnia, ma anche un vasto assortimento per il giardino e la ferramenta. Una vasta scelta di elettroutensili e materiale elettrico, idraulica e casalinghi, oltre a materiali per l'edilizia, antinfortunistica e pitture per interni ed esterni. Mangimi e Giardini è a Marina di Ginosa, in Viale Pitagora 1. Oltre ad essere soggetti fragili, oltre ad essere più esposti al contagio degli altri, spesso per difese immunitarie più basse, le persone, gli uomini, le donne, i bambini, le bambine, i ragazzi con disabilità vengono colpiti dalla pandemia, soprattutto nel loro intrinseco bisogno di inclusione, di dialogo, di spazi sociali da condividere con gli altri, che spesso si riducono drasticamente. Anche per questo, l'associazione Lotto Volante di Ginosa, che si occupa soprattutto dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, ha promosso e continua a promuovere momenti di incontro e di scambio anche da remoto. Questa volta si è voluto fare un tuffo nel passato con il progetto Vestiamo la Storia. Ad intrattenere un auditorio interessato e competente è stata niente meno che la regina Maria Antonietta d'Austria, regina di Francia, opportunamente acconciata dal suo parrucchiere di fiducia, Messier Leonard, sapientemente interpretato da Agostino Gigante, che è uno dei promotori dell'associazione Lotto Volante. Si è parlato di storia, di moda e di costume, insieme all'architetto Francesca Clemente, alla presidente dell'associazione Lotto Volante, la dottoressa Katia Lattarulo, e al presidente della Proloco di La Terza, che ha fornito i vestiti d'epoca, Mario Toritto, e si è esplorata una branca della storia non molto conosciuta, cioè quella della moda, di come si vestiva e di come si acconciava soprattutto la regina Maria Antonietta. Buonasera a tutti, siamo nella città di Ginosa, come ben vedete siamo in una rappresentanza storica, con noi Maria Antonietta e la sua dama di compagnia. Io sono Leonard, il parrucchiere famoso della regina qui presente. Noi siamo al cospetto di Maria Antonia d'Austria, che diventerà poi Maria Antonietta, la delfina di Francia, e infine la regina di Francia, la famosissima regina di Francia, il cui destino conosciamo tutti. Purtroppo subisce, insomma, alla fine della sua vita un destino crudele, però prima di arrivare, diciamo, a questa fine dolorosa, Maria Antonietta ha una vita, come dire, molto, molto avventurosa. Questo progetto si chiama Vestiamo la Storia, è una sorta di tuffo nel passato attraverso dei richiami estetici e il loro valore culturale per l'epoca, però tutto all'interno di una cornice giocosa, amena e di facile fruibilità. Questo progetto fa seguito in realtà ad altre iniziative che sono state intraprese dall'associazione Lotto Volante a partire dal periodo del lockdown e a favore delle persone con disabilità. Tutte le iniziative passate e anche quelle che ci saranno a seguito di questo progetto in particolare sono indirizzate alle persone con disabilità, perché intendiamo offrire un servizio alle persone con disabilità utilizzando le tante risorse del nostro territorio. Non dimentichiamo infatti che lo tsunami pandemia ha letteralmente proiettato le persone con disabilità all'interno di un inesorabile tempo sospeso, azzerando completamente le già difficili occasioni di socializzazione. Questi progetti, questo e quelli che seguiranno, hanno proprio la finalità, seppure da remoto, di creare piccole occasioni di socializzazione e di relazione. Vi presento la regina Maria Antonietta.
Da Mangimi e Giardini non sono mangimi per tutti gli animali da compagnia, ma anche un vasto assortimento per il giardino e la ferramenta. Una vasta scelta di elettroutensili e materiale elettrico, idraulica e casalinghi, oltre a materiali per l'edilizia, antinfortunistica e pitture per interni ed esterni. Mangimi e Giardini è a Marina di Ginosa, in Viale Pitagora 1.